5 euro probabilmente al mese per fare la connessione tra il vostro telefono e il vostro PC, che è una cosa folle, sono due strumenti vostri, una connessione che fate voi via wifi, bene, dovete pagarla all'operatore quando avete già pagato un traffico. Allora, questa è una cosa veramente assurda, più chiaro di così credo non si possa pretendere niente. Grazie. Se non vi sono altri, con il parere contrario del relatore di maggioranza e del governo, favorevole al relatore di minoranza, la votazione è aperta. 16.13, Paolo Nicolò Romano. Ci siamo? No, onorevole Gigli. La votazione è chiusa. Presenti 397, votanti 381, astenuti 16, maggioranza 191, favori 148, contrari 233. La Camera respinge. Siamo al 16.14. Liuzzi, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore di maggioranza e governo, favorevole relatore di minoranza, la votazione è aperta. Bossa. Iori. Iori. Mucci. Bossa. Ci siamo? Altri? La votazione è chiusa. Presenti 387, votanti 395, astenuti 2, maggioranza 188, favori 147, contrari 248, la Camera respinge 16.15, Paolo Nicolò Romano, se nessuno chiede di intervenire. Prego, onorevole Grazie Presidente. Chi di voi non ha mai ricevuto una telefonata da un operatore che cercava di vendervi qualcosa? Domanda, dove hanno reperito i nostri dati personali e quindi dove andare per cancellarli se non volessi più ricevere questo tipo di telefonate? Con l'approvazione di questo emendamento ci sarebbe più trasparenza e chi ora subisce impotente queste telefonate indesiderate potrebbe chiedere la cancellazione dei suoi dati, visto che purtroppo il registro delle opposizioni non funziona come dovrebbe. Grazie. Grazie, nessun altro che intervenire. Parere contrario, relatore di maggioranza, governo, favorevole, relatore di minoranza. Simone Valente. Sì, colleghi, per carità, senza minimamente voler coercire la vostra, però se riusciamo a essere un po' più rapidi nel segnalare è meglio. Prego, onorevole Valente. Grazie Presidente, solo per condividere l'emendamento e sottoscriverlo. Onorevole Villarosa, lei intende intervenire? No. Bene, allora con il parere contrario del relatore di maggioranza e del governo, quello favorevole del relatore di minoranza, 16.15, Paolo Nicolò Romano, la votazione è aperta. Bossa. Malpezzi, Di Lello. Malpezzi, no. Non sia così nervosa nell'utilizzare la postazione. Bene, abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 403, votanti 400, astenuti 3, maggioranza 201, favorevoli 146, contrari 254. La Camera respinge. Siamo al voto sull'articolo 16.